Torna il mese del cuore, iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Gemelli. Nuovo studio dell'Unità Malattie Neurodegenerative dell'Università di Milano e della Fondazione Cagranda dell'Ospedale Maggiore Policlinico sulla demenza di Alzheimer. Italia capofila in Europa nella gestione della risorsa sangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori. Presentata a Roma la quarta edizione del Mese del Cuore, l'iniziativa di prevenzione delle malattie cardiovascolari promossa da Danacol in collaborazione con il Policlinico Gemelli. A partire dal 12 aprile sarà possibile sottoporsi a una visita gratuita nel corso della quale i medici specialisti avranno modo di valutare i fattori di rischio e offrire a ogni partecipante una scheda con i consigli e le raccomandazioni per un corretto stile di vita. Per usufruire del servizio sarà sufficiente chiamare il numero verde 800 087780 e prendere un appuntamento. Sette saranno le città coinvolte, inizialmente Milano, Roma, Messina e Napoli, ma successivamente il Mese del Cuore raggiungerà anche Ancona, Firenze e Ferrara. I risultati raggiunti sono stati realmente strepitosi, direi, più di 4.000 valutazioni, tale che oggi il Mese del Cuore non sarà soltanto a Roma e Milano, ma sarà anche su altre 5 città. Dal nord al sud, coinvolgendo ovviamente sempre Milano e Roma, ma anche Ferrara, Ancona, Napoli, Messina e anche Firenze. Quindi, come vi dire, avere una rappresentatività del progetto e del campione ancora più numeroso. Andremo a valutare quelli che sono i sette fattori di rischio cardiovascolare più importanti, quindi l'astensione dal fumo, le abitudini di vita, in particolare relative alla dieta e all'esercizio fisico, e misurazioni più dirette come la pressione arteriosa, il colesterolo, la glicemia e l'indice di massa corporeo. L'Unità Malattie Neurodegenerative dell'Università di Milano e la Fondazione Cagranda dell'Ospedale Maggiore Policlinico hanno pubblicato uno studio sul Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry che dimostra una correlazione tra i livelli di amiloide nel liquor a danno della sostanza bianca cerebrale in pazienti affetti da demenza di Alzheimer. Con malattia di Alzheimer si intende una malattia di tipo neurodegenerativo che colpisce prevalentemente le persone, diciamo, di una certa età e che si manifesta tipicamente con un disturbo della memoria, cioè i soggetti tendono a memorizzare poco gli eventi che accadono vicini nel tempo, mentre possono ricordare meglio gli eventi più lontani della loro infanzia. Ma non è l'unica capacità cognitiva che viene persa. Per esempio, un'altra importante capacità è quella visuospaziale, quindi la capacità di muoversi nell'ambiente, e in fasi più tardive o in forme più particolari può essere anche coinvolto, per esempio, il linguaggio. L'obiettivo di questo studio è stato quello di ricercare una possibile connessione tra patologia amiloidea e deterioramento della sostanza bianca cerebrale, approfondendo in particolare il ruolo giocato dai livelli liquorali di amiloide nel predire il suddetto danno. L'Italia è capofila in Europa nella gestione della risorsa sangue del paziente prima, durante e dopo gli interventi chirurgici maggiori, il cosiddetto patient load management, che comprende tecniche farmacologiche e non, finalizzate a ottimizzare la capacità di produrre globuli rossi, ridurre al minimo il sanguinamento e ottimizzare la tolleranza verso l'anemia per evitare che il paziente arrivi anemico in sala operatoria. Con questa motivazione, il nostro paese è stato premiato al Global Symposium Patient Blood Management che si è tenuto a Francoforte. Secondo alcuni studi, affrontare da anemici un intervento di chirurgia maggiore può aumentare il rischio di mortalità dal 3% al 10%. Il problema, secondo alcune stime, può riguardare dal 5 al 20% della popolazione italiana, mentre a livello globale un articolo recentemente pubblicato da Lancet ha stimato che nel 2016 l'anemia da carenza di ferro era al quarto posto tra le patologie per anni vissuti con disabilità in 195 paesi.